mia ultima versione di Bocca di Dama, che ha un'influenza anche napoletana. Accendo il forno a 180 gradi ventilato. Useremo 6 uova per l'impasto e 2 uova per la glassa. Si dividono i bianchi dai gialli. I bianchi si montano con una busta di lievito, 3 quarti di bicchiere di zucchero e lentamente, quando è già montato, aggiungo mezzo bicchiere di olio, come si fa per la maionese. Aggiungo inoltre dell'arancio grattugiato, io ho della polvere di mandarino, ma è uguale. L'olio aiuta a montare. Ora, quando è ben montato e fissato tutto il bianco, aggiungo i gialli, 2 bicchieri e mezzo di mandorle macinate, impasto bene. Quando tutto è amalgamato, 2 teglie piccole in alluminio ricoperte di carta forno. Le metto dentro al forno per 20 minuti circa, più 5 a 100 gradi. Quando escono, li rovescio sulla carta forno stessa. Monto i 2 bianchi d'uovo con mezzo bicchiere di zucchero e della scorza di limone. Se piace, anche un po' di limone spremuto. Montare bene. Mettere poi sulle torte abbondantemente. Coprire con scaglie di mandorle già tostate al forno. E poi 3 minuti al forno a 120 gradi. Pronto.